Cari amici di Telegarda, ben ritrovati per questa nostra ennesima puntata sul dialetto, con la trasmissione che voi, almeno gli appassionati che ci seguono, conoscono, e appunto non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Vi dico subito che oggi la puntata è una puntata, dico speciale, dico particolare, potrei dire molto particolare, molto speciale, perché abbiamo un ospite speciale. Io ho sempre detto che questa trasmissione mia di Fabio Galas non si proponeva grandissimi scopi, era semplicemente un modesto contributo alla conoscenza del dialetto, alla diffusione del dialetto, a suscitare interesse per il dialetto locale. E quindi abbiamo parlato in dialetto con dei personaggi, con qualcuno che scrive poesie, poeta, poetessa, con qualche attore di filodrammatica. Oggi non parliamo in dialetto, ma parliamo di dialetto, perché questo ospite mi permette, con la sua presenza, di, diciamo, dare una marcia in più a questa trasmissione, nel senso che l'ospite che abbiamo oggi è uno studioso di dialetti in generale, ma anche del dialetto altogardesano, del Basso Sarca in particolare, anche se lui, vi dico subito, si schermisse, dice che è un dilettante, comunque io invece lo ritengo un eccellente studioso di dialetto e per questo mi sono permesso di invitarlo a questa trasmissione proprio, che e ringrazio anche a nome vostro per questa sua presenza. Ecco, detto questo, dico subito che ho qui con me Eliseo Fava. Eliseo, grazie. Buonasera. Di essere venuto oggi qui con noi. Vi anticipo che lo avremo anche per qualche altra puntata. E do subito a lui la parola perché voglio intanto che lui si presenti e dica come mai questa sua passione per il dialetto del Basso Sarca in particolare. Fra l'altro vi dico subito che parleremo in qualche puntata successiva di una voluminosa opera che ho qua, ma ne parleremo. È un vero e proprio vocabolario del dialetto del Basso Sarca che ha scritto con Maria Torbol. E quindi questo dimostra, insomma, che ha fatto un lavoro egregio, ma ne parleremo più avanti. Bene, Eliseo, dici qualcosa di te e di questa tua passione per il dialetto. Intanto vi ringrazio per l'invito e credo che l'approccio giusto sia, rubo una parola della tua presentazione, che è quella della modestia. Il tema dei dialetti è un tema complesso che va affrontato con modestia perché è una cosa viva il dialetto, anche se, come dire, è una vita la sua abbastanza travagliata. È la vita di tutti i dialetti. C'è una indagine fatta dall'UNESCO che ogni anno spariscono numerose lingue e numerosi dialetti in tutto il mondo e questo è un impoverimento complessivo dell'umanità. Io mi sono interessato di dialetto legato alla mia professione. Io sono nato a Limone sul Garda, quindi sono un italiano. Comunque un gardesano, insomma. E quando sono arrivato in quinta elementare alle Nino Pernici a Riva, le scuole, naturalmente io ero considerato un pesater de Limon e quindi ero considerato un ragazzo di campagna esterno all'ambiente. E quindi ho cominciato tardi a conoscere il dialetto rivano e a conoscere poco dopo il dialetto dell'area della nostra Busa.
per esigenze di vita e di lavoro io poi mi sono trasferito da ragazzo lontano dal lago di Garda e a Bologna, e lì ho cominciato ad affrontare il tema dei dialetti legato a un compito che mi era stato dato. Io dovevo coordinare un progetto molto importante finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna, e che puntava alla riqualificazione dell'Appennino bolognese. Nella ricerca di un testimonial, l'Appennino bolognese aveva un testimonial naturale che sarebbe stato Guglielmo Marconi, ma Guglielmo Marconi era troppo aulico e troppo impegnativo, anche perché la Fondazione Marconi, che è una grande potenza a livello internazionale, come dire, non consente facilmente di invadere quello che ritiene essere un suo campo quasi esclusivo di competenza. Ma nella ricerca ho trovato invece un grande maestro di dialetti. Giulio Cesare Croce, l'autore di Bertoldo, era un cantastorie della seconda metà del Cinquecento, cantastorie bolognese, è il primo che scrive in dialetto bolognese e che ha quindi, come dire, una base scritta che superava la tradizione che era soprattutto orale. Perché uno dei problemi che abbiamo con il dialetto è la differenza, la capacità di trascrivere su carta l'espressione fonetica della lingua parlata. Allora, siccome il comunicare è un tema complesso, un conto è quello che uno pensa, un conto è quello che uno dice, un conto è quello che capisce, quello che ascolta. Certo. E da questo punto di vista, quindi, è importante prendere da questo maestro, che è stato Giulio Cesare Croce, lo spunto. Giulio Cesare Croce scriveva e parlava in 17 diversi dialetti. E ci sono le documentazioni storiche, la biblioteca universitaria, la biblioteca dell'archiginnasio, in oltre 50 biblioteche in tutto il mondo, delle prime edizioni di lavori di questo cantastorie, che aveva inventato anche uno strumento di comunicazione molto semplice, perché lui, facendo il cantastorie, viveva in pratica vendendo le sue composizioni dialettali agli spettatori, alle fiere, alle sagre, alle feste religiose, alle feste popolari, e da questo punto di vista quindi girava per tutta l'area padana, da Venezia fino a Milano, passando per Mantova, per Modena, per Forlì, e poi con qualche toccata anche in Toscana e in Liguria. E da questo punto di vista, quindi aveva la necessità di parlare direttamente con il popolo che comunicava normalmente in dialetto, e l'unico modo per farsi intendere era parlare nel dialetto con cui erano abituati. E su questa cosa del dialetto ho scoperto, appunto, in questo autodidatta, perché lui era di professione un fabbro ferraio, che poi con lo studio e l'applicazione è diventato uno scrittore famoso in tutto il mondo.
Giulio Cesare Croce spiega che i caratteri propri di un territorio, in quel caso la montagna bolognese, perché la sua famiglia veniva da uno sperduto comunello del Camugnano, che è vicino a Porretta Terme, che è tra, diciamo, tra Bologna e Firenze, grosso modo dal punto di vista di collocazione geografica. Giulio Cesare Croce è uno che coglie la vita popolare, a cominciare dalla vita rurale nelle campagne e poi trasferirla in città. E uno dei temi fondamentali che affronta sempre Giulio Cesare Croce era uno dei problemi annosi delle popolazioni di allora, ma anche per vaste zone del mondo anche oggi, è quello della fame. E quindi il rapporto tra la fame e il cibo. E partendo dalla descrizione dei modi di produzione e di trasformazione del cibo, lui coglie lo spirito popolare, l'essenza, diciamo, di un territorio, quella che è la nostra specificità, la nostra, una parte della nostra identità. Ecco perché ho cominciato a occuparmi dei dialetti. Vicende della vita. Che fai di quella zona vale ovviamente anche vale per la nostra zona, pari pari. Insomma. Vale certo. Dappertutto. Quando io per vicende della vita sono tornato, come capita a certi anziani, non tenendo conto di uno dei consigli di Bertoldo, che è quello che dice che accontentarsi, cioè che innamorarsi da vecchi è come riscaldare i gnocchi, che non vale quindi la pena. Quando sono tornato sul lago di Garda dopo 40 anni di assenza, la prima cosa di cui mi sono interessato è stato quello di fare una piccola associazione che si chiama la Casa dei Dialetti e prendere proprio da lì uno spunto per cercare di ritrovare le mie radici personali e quindi cercare di capire qual è stato in passato il mio rapporto con questo territorio, perché il linguaggio è uno dei caratteri propri, unici e irripetibili di un territorio. Ecco, in che anno sei arrivato tu qui nella nostra zona? Sono tornato nel 2008 e la prima cosa che quindi abbiamo sono fatto... sono 7 anni che insomma ti dedichi ad approfondire un po' sì, queste tematiche. Infatti la prima cosa abbiamo fatto, io andai per fare omaggio, siccome conoscevo il padre del sindaco di Riva, il vecchio Molinari, dal sindaco che allora era Molinari, per salutarlo. E lui mi parlò subito di Livio Parisi e della necessità di conoscerlo. Livio Parisi aveva fatto una bella pubblicazione che è dedicata alla cucina tipica trentina, usando per spiegare le ricette tipiche del Trentino, il Magnar d'Estiani, le poesie di Giacomo Floriani. E da questo rapporto piccolo che ha portato come primo risultato alla ristampa di questo libretto che è andato esaurito a Ruba immediatamente, anche se era una ristampa, quindi non era una cosa nuova, da lì è venuto lo stimolo poi di andare avanti e fare una ricerca che prosegue anche fino adesso. Però
io sono, lo dico, un dilettante da questo punto di vista, i termini. Abbiamo fatto un grosso lavoro io e Maria Torbol, però, come dire, il tema va spiegato adeguatamente, perché avevamo comunque dei riferimenti, delle basi consistenti su cui sviluppare il nostro lavoro. Non è stato difficile. Comunque un dilettante con la D maiuscola, ecco, diciamo così, perché lui non vuole accettare altri aggettivi. Eliseo, tu però stai lavorando adesso, stai facendo un grosso lavoro di carattere storico, storiografico, che però è legato in parte anche al dialetto, sì, mi pare. Ecco, spiegaci un attimo. Sto facendo un libro che è in 5 parti e che si chiamerà, il titolo non lo cambierò, è L'invenzione del Garda, e sarà un libro, un ebook, come si dice adesso, nel senso che non avrà una versione stampata, ma andrà direttamente in rete e tutti potranno farne quello che vogliono, prenderlo, copiarlo, modificarlo, arricchirlo, ed è un lavoro legato ai dialetti, perché il lago di Garda è un fattore di divisione, il lago, ma anche di avvicinamento, e molti termini, soprattutto legati alla pesca e ad altre attività come quelle che si svolgevano nei mercati, sono comuni tra il veronese, il bresciano, il mantovano e il trentino. E quindi ci sono anche dei punti di connessione abbastanza interessanti. Ma di questo ne parleremo Certo. Ecco, vi anticipo che Livio Parisi penso che sarà nostro ospite sicuramente in una delle prossime puntate. Vi avevo già detto all'inizio, insomma, che l'incontro con Eliseo ci permetteva di dare una marcia in più a questa trasmissione, e dalla chiacchierata che ci ha fatto, insomma, ne avete avuto testimonianza diretta. Vi dico subito che per oggi con Eliseo ci fermiamo, se almeno Eliseo non vuole aggiungere qualcosa a conclusione di questa... Ecco, parlavi prima del dialetto, no? Che praticamente è come un organismo vivente, io l'ho detto più volte in queste puntate, che si evolve, che si trasforma, ecco, che a un certo punto può anche soccombere, può morire. Ecco, quale sarà secondo te il futuro del dialetto nostrano, qua alto gardesano? No, non si estingue, si evolve, cambierà pelle, diventerà una cosa di nicchia? Diventerà una cosa diversa. Anche qui non è che ci si possa essere pedantismo. Teniamo conto che tra Riva, l'Albola, il Varom, Ceole, Varignan, Ciaram, differenze. Certo, sì, sì, sì. L'unità del dialetto è il nucleo familiare. L'unità del dialetto è la vecchia famiglia contadina, era la cellula portante della trasmissione, certo, del dialetto. Bene, con questo ultimo discorsetto di Eliseo, che ringrazio anche a nome vostro, concludo questa puntata, che sicuramente è stata interessante, perché quello che ci ha detto sicuramente avrà attirato la vostra attenzione. Vi leggo come sempre i 10 vocaboli a chiusura della puntata. Quindi mi raccomando, vi dico sempre penna e quel famoso quadernetto. Allora, innanzitutto parto col fuminant, vedete un bel accento tonico sulla A, è il fiammifero. Poi c'è l'ingera, con la E chiusa, è il discolo. La paceca, il fango. Il pait, il tacchino. La pocia, ho messo il pene in apocia, la pocia con la O chiusa, è la pozzanghera. Il 48, è il 48, confusione, deriva dal 1848, quando l'Italia e l'Europa hanno conosciuto un sacco di rivoluzioni e quindi una grande confusione politica.
Scartabel è il cartellone. Ecco, attenzione a queste due parole. La zendro con la Z dura, zendro e con la E chiusa, è la cenere. Invece zendro, mezzendro, sentite la Z dolce, la E aperta, è il genero. Mezzendro, mio genero. Quindi zendro, la cenere, zendro, il genero. Poi concludo con succom, tessien succom, con la O chiusa, accento tonico sulla O, è il testardo e anche il duro di comprendonio. Bene, spero che abbiate fatto tesoro di questo vocabolarietto. Vi ringrazio per la vostra attenzione e naturalmente ringrazio di nuovo Eliseo Fava, che avremo qua in qualche altra puntata, e grazie, vi saluto a voi. E naturalmente un arrivederci, a presto. Buonasera.